Bentrovati con RT Calabria Canale 14, il nostro approfondimento oggi torna nei nostri studi per una chiacchierata il sindaco di Crotone Enzo Voce. Grazie Enzo per essere intervenuto, come al solito sei sempre tanto gentile e rispondi sempre positivamente quando ti chiedo una chiacchierata. Facciamo un bilancio, siamo quasi alla fine dell'anno, ci siamo visti circa un mese fa. Abbiamo parlato di una serie di cose, cose che ancora oggi fanno parte di quella che è la quotidianità, ancora alcune cose non sono state chiarite, non sono state chiuse. Però vorrei partire con te da quello che è stato ieri, no? La fotografia del Sole 24 Ore che per l'ennesima volta ci mette all'ultimo posto in Italia. Sì, grazie Donatella, grazie a te, a chi ci segue, buongiorno a chi ci segue da casa. È l'ennesima classifica che ci vede all'ultimo posto, vede tutta la Calabria occupare i posti dalla 95esima posizione a scendere. Ovviamente a un sindaco non fa piacere essere tra le ultime posizioni, ma bisogna fare alcune considerazioni. Alcune considerazioni ovviamente sono di tipo strutturale, no? Se qui non viene nessuno a investire, un motivo ci sarà. Se il Crotone è forse l'unica provincia in Italia che non ha una strada a quattro corsie, sicuramente non è del sindaco attuale o dei sindaci che l'hanno preceduto. Sono delle cose infrastrutturali dove questa differenza tra nord e sud si vede in queste classifiche. Poi ci sono altre cose che non vanno, perché vedi, io ieri ho fatto molte interviste, mi hanno chiamato un po' quasi tutti i quotidiani nazionali e non lo dico per essere polemico, per contestare i dati, che pure sono sbagliati. Alcuni dati della classifica di Italia Oggi, per esempio, li ho analizzati uno per uno e alcune cose non vanno, tipo ambiente e sicurezza, ci danno al 100 in ultimo o penultimo, ma andando a fare proprio la somma di tutti i parametri non siamo ultimi. Ho invitato il sociologo dell'Università La Sapienza a prendere contatti con me per fargli notare alcune incongruenze, ancora sto aspettando che mi chiami. Poi, vedi, in assoluto la cosa che non va in queste classifiche, sai qual è? Non si può assegnare lo stesso valore a un parametro come quello relativo al costo degli affitti delle case in percentuale allo stipendio medio che prendono i lavoratori con le illuminazioni a LED in una città. Cioè, quando a Milano da uno stipendio il 70% se ne va per pagare una stanza, non dico un appartamento, una stanza, e togli fuori le utenze, i soldi per le utenze, vorrei capire con quello che resta, e ripeto, parlo di stipendi di un insegnante, di un poliziotto, di un vigile del fuoco, vorrei sapere con quello che resta da uno stipendio che qualità di vita puoi fare. Quindi in questo capisci che vorrei sapere quante volte puoi andare a teatro con quello che resta, quante volte puoi andare al cinema, o cose di o permetterti una palestra o un club riservato. Io dico che a Crotone, che ha uno stipendio, vive dignitosamente, vive bene, la qualità della vita è ottima, purtroppo paghiamo lo scotto della mancanza di lavoro. In mancanza del lavoro, noi guardi, in tutte le classifiche siamo penalizzati, affari, ricchezza, lavoro e cultura e istruzione. Cultura e istruzione perché stiamo tornando indietro di 30 anni. La mia generazione ha studiato veramente con pochi mezzi. Oggi potersi permettere un'università è impensabile con gli stipendi miseri. La qualità della vita che vorrei chiedere a quei lavoratori che fanno i rider a Bologna o a Milano, che devono fare 3-4 lavori per potersi permettere un buco di casa. Ecco, quindi ripeto, bisogna vedere le cose positive. A Crotone puoi passeggiare
per strada scippi e rapine siamo veramente messi bene, bene perché non si sente nulla. Per me questa è la qualità della vita. Ho una figlia a Milano e credimi, ogni volta che esce a diversi suoi amici hanno subito rapine. Questa è qualità della vita. Oppure quando si esce e devi tornare a casa perché l'aria è irrespirabile. Qualità della vita è anche questa. Siamo veramente il mezzogiorno, questo vale per tutti, la stessa Napoli è 98esima, no? Io preferirei vivere 1000 volte a Napoli e non in una città del nord. Ripeto, il nostro problema è il lavoro, la disoccupazione giovanile, ma quello è la carenza di infrastrutture che è la carenza di infrastrutture di assolutamente. Quando parliamo di qualità della vita parliamo anche di quello che giornalmente, quotidianamente ognuno di noi affronta, a margine di tutto ciò che abbiamo visto dopo la pandemia, adesso con la guerra, e quindi tutta una serie di rincari hanno creato sicuramente non poche difficoltà ai nostri concittadini. Guardi, queste difficoltà le hanno create un po' in tutta Italia, non solo a Crotone. A Crotone siamo un po' più resilienti dalle altre parti, ma è evidente che il raddoppio di un'utenza elettrica o un'utenza del gas che viene triplicata o quadruplicata è drammatica, ma in questo deve intervenire lo Stato, perché i sindaci poi raccolgono le lamentele, i disagi, le criticità dei propri concittadini. Da me sono venuti dei fornai che hanno visto la bolletta triplicare o quadruplicare. Chi non ha le spalle forti dal punto di vista... Come si può avere le spalle forti in un periodo del genere? Infatti, venendo da una pandemia, il problema è questo, guardi, ma anche gli aiuti che lo Stato ha dato durante la pandemia... Sono stati irrisori. Ma sono stati veramente ridicoli o irrisori. E questo lo stiamo pagando. Bisogna avere il coraggio di andare a prendere i soldi a chi ha fatto questi extra utili incredibili. Ma sembra che anche la platea a cui si sta rivolgendo per andare a bussare cassa si stia riducendo. E poi, permettimi, c'è questa vicenda del reddito di cittadinanza. Non si può fare cassa con chi a stento, e io dico grazie al cielo che c'è questa misura, è riuscita in questi anni di pandemia a mettere un piatto di pasta sulla tavola. Queste cose sono inaccettabili. Il Sud non può essere penalizzato proprio alla luce di questi dati, perché il numero dei percettori di reddito di cittadinanza è visto come parametro negativo, no? Quindi tu è come se lo stesso parametro lo utilizzassi 4 volte, ricchezza, lavoro e reddito di cittadinanza, quindi incide 3 volte il dato sulla sicurezza sociale, ma anche sul sistema salute, vedi? Noi ovviamente la nostra sanità la sappiamo tutti quanti, no? È ben nota. Nella classifica di Italia Oggi invito tutti ad andare anche a vedere questi riscontri che sto dicendo. Parma era la città numero 1 e Crotone è ultima. Sistema salute, Crotone 38esima, Parma 60esima. Quindi in base a quella classifica, in base a quei parametri, noi teoricamente dovremmo essere in una situazione migliore di quella di Parma, della prima. C'è qualcosa che non va, ovviamente, anche in questi dati freddi. Io ieri ho avuto sono stato invitato a Rai News 24, dove c'era il giornalista del Sole 24 Ore, e c'era anche Roberta Capua, napoletana, 98esima in classifica Napoli. Vedi, non per fare polemiche, ma ho detto queste cose, non si possono prendere dei dati in maniera fredda, proprio dei numeri in maniera asettica, se non lo confronti in maniera realtà. No, non solo con la realtà, ma in maniera proporzionale. Tu vedi, ho fatto un esempio proprio stamattina.
Immaginiamo il paniere della spesa, no? In base al quale poi viene classificato l'indice, i parametri dell'Istat. Tu non puoi prendere lo stesso parametro per il pane e il salmone. Se una famiglia consuma 10 kg al mese pro capite di pane, non puoi mettere lo stesso valore di 100 grammi del salmone, devi dare lo stesso peso. Il fatto delle abitazioni, dei fitti, guarda, ho fatto l'esempio anche di mia figlia. Fino a poco tempo fa abitava in un monolocale di 14 metri quadrati e pagava 700 euro. Cioè, da uno stipendio, quando togli, ed è laureata, è occupata da laureati in economia aziendale, da uno stipendio a Milano. Togli l'affitto di casa che ti copre il 50%, paghi le utenze altro 20-30%, qualità della vita sì, perché sei a Milano o a Bologna, ma con poche centinaia di euro, Non puoi andare quelle da nessuna parte. attività per le cui noi siamo ultimi, te le puoi permettere qua. Quindi questo è il peso che io dico che si deve dare in questi parametri e in questi gruppi. Abbiamo detto che vogliamo fare adesso un bilancio, no? Siamo quasi a fine anno, di tutte quelle situazioni, che ancora non sono chiuse. ENI la lasciamo alla fine. Sì. Partiamo da quelle che sono le situazioni che hanno tenuto banco in questi ultimi giorni, soprattutto mi riferisco per esempio al servizio di mensa scolastica, al trasporto pubblico. Tante sono state le discussioni fatte, poi si è capito che fondamentalmente non era la poca volontà del sindaco a far partire, a non voler far partire queste due, diciamo così, cose importanti, ma in realtà alla base c'era una poca accessibilità proprio, no? Al rialzo, alla percentuale che era maggiorata di molto rispetto all'anno scorso. Guarda, io su questa domanda devo ringraziarti. Devo ringraziarti perché mi dai la possibilità di fare chiarezza su quello che ha fatto l'amministrazione comunale e su quello che può fare l'amministrazione comunale. Vedi, rispetto alla gara che è stata fatta sia per la mensa che per il trasporto scolastico che abbiamo fatto l'anno scorso, noi abbiamo fatto una prima gara dove avevamo previsto degli aumenti. A questa gara non si è presentato Nessuno. nessuno, quindi le gare sono andate deserte. Poi sono stati invitati per 2 volte 2 gruppi di aziende e anche lì non abbiamo avuto nessuna offerta. Via via siamo andati sempre a crescere, no, come offerta. Però c'è. Vedi, i cittadini questo devono capirlo. Il sindaco, gli uffici gestiscono soldi pubblici. Quando si gestiscono soldi pubblici, non è che viene e metti 8 euro per il pasto sapendo che a quella cifra Partecipa partecipano qualcuno. tutti quanti. Dico il dato attuale. L'anno scorso era 4,16 euro a pasto, l'aggiudicazione della gara. Attualmente c'è una gara, non so se è finita o sta per essere ultimata, 5,41 euro, più 26% rispetto all'anno scorso. Se qualcuno ha idea dell'indicizzazione, degli aumenti Istat che abbiamo avuto in Italia, se superano questi valori, me lo comunichi. La stessa cosa per il trasporto scolastico. Attualmente la gara prevede per ogni corsa 145 euro invece di 125 euro come l'anno scorso, che corrisponde al più 16%. Anche in questo caso l'atto di indirizzo che abbiamo dato, che ha dato il sindaco, è quello di includere, di considerare il trasporto scolastico per tutti quei bambini che hanno presentato domanda, perché un terzo mediamente ha presentato una domanda non conforme a quella del bando. Ho chiesto di assicurare il trasporto e quindi il numero dei pulmini per tutti, poi vedremo se pagheranno, non pagheranno o cose di questo genere, perché vedi, questi servizi sono dei servizi a domanda, cioè il comune deve organizzare il servizio, ma deve incassare i soldi dalle utenze.
Il servizio poi si paga in base all'ISEE, a questo indicatore, no? Economico, però ripeto, io tutti i problemi di solito li abbiamo con il trasporto scolastico, con la mensa di solito non abbiamo questi problemi. Ti faccio questa domanda perché da cittadina, da mamma che in questo momento non usufruisce di questo servizio perché le mie figlie sono più grandi, però mi chiedo se sappiamo che c'è stato un aumento dei prezzi riferiti ai prezzi di consumo primario, quindi parlo anche del cibo, no? Sì. E poi quindi riferito alla mensa, quindi magari questo aumento è possibile che sia diciamo così scattato per questo aumento, le aziende, le ditte che non hanno partecipato da 4 euro e rotti che dicevi tu a 5 euro e qualcosa, il trasporto scolastico, c'è stato l'aumento del carburante, lo sappiamo, quindi questo aumento di cui tu parli, che ovviamente tanto l'abbiamo potuto vedere, ma può essere riferito, cioè può essere giustificato? Guardi, rispetto ai prezzi delle gare, soprattutto l'ultima, è ingiustificato. Perché io vi do i numeri. L'anno scorso 4,16 euro IVA inclusa, che è al 4%, quest'anno l'ultima gara che stiamo facendo è a 5,41 euro, più 26%. Quindi non è poco, Non è poco. Ma io non dico che il valore, vede, poi non è che una ditta non partecipa e allora l'amministrazione mette qualunque cifra pur di partecipare. C'è un limite, e il limite è quello della congruenza del prezzo che si va a mettere a gara. E su questa congruenza noi non faremo mai un passo indietro. Ma la mia domanda era, questo limite, questo prezzo, questo tetto che viene messo, no? È rapportato anche alla crescita della materia prima, all'aumento della materia prima? Abbondantemente. Quindi quali novità ci puoi dare? Cosa accadrà da la qui novità a gennaio? La novità è che mi auguro che a questi bandi, a queste gare, le aziende che hanno partecipato l'anno scorso partecipino anche quest'anno. Speriamo di partire con il servizio, con questi prezzi che tengono conto abbondantemente degli aumenti Istat e dei prezzi. C'è un rimpasto di giunta prima di fine anno, sindaco? Guardi, no, rimpasto di, io sono l'unico che non fa i nomi, guardi. No, ma io non faccio i nomi. Penso, capisco, ma l'ho annunciato, sicuramente li avrai. È brutto perché poi circolano dei nomi su chi è, chi va via, su chi viene sostituito, su chi dovrebbe entrare, si creano anche delle aspettative da questo punto di vista. Io voglio rassicurare i cittadini che qualunque variazione, sostituzione, io la faccio tenendo a mente un equilibrio che devo avere sicuramente in Consiglio Comunale, ovvio, ma soprattutto gli interessi della città e dei cittadini. Questo è bene che si sappia, ma io credo che questo lo sappiano un po' tutti quanti, perché Sindaco Voce, quando sostituisce qualcuno è andato via con polemiche, le avete sentite, prima fanno gli assessori, poi se ne vanno, quando se ne vanno dicono che non sono in linea politica. Era una domanda, ma se ne vanno per altri motivi. Il sindaco l'ha detto, il sindaco deve tenere a mente sì un equilibrio politico, ma l'equilibrio amministrativo lo devo tenere. Cosa è accaduto con, cioè, non ci sono, vede, non ci sono, non ci sono assessori di serie A e assessori di serie B. Io tengo in considerazione il lavoro che uno fa e tengo conto anche dell'equilibrio che ci deve essere. Ovviamente con l'assessore Rachele Via questo equilibrio era venuto a mancare. Ma no, io un paio di assessori, Sor Giovanni, l'assessore Via, che poi quando si dimettono, no, o vengono sostituiti, perché l'assessore Via si è dimesso, l'assessore Sor Giovanni è stato sostituito, poi dai social si mettono a fare i professori. I professori le dovevano fare quando erano in giunta e dovevano portare i risultati a casa, non che li fanno dopo dai leoni da tastiera, è chiaro? Quindi non si può mangiare fino al giorno prima in un piatto e dopo sputare nel piatto dove si è mangiati. Il sindaco deve dare risposte ai cittadini.
Punto, punto. Questa è la risposta. Più chiaro di così. Quindi non possiamo sapere chi sarà il sostituto del... Ma assolutamente no, assolutamente no. Guardi, io un regalo che troveremo provano, di Natale. Si provano in tutti i modi a farmi fare i nomi, ma io sono l'unico che non fa i nomi. Guardi, è una questione di correttezza. Ma io con alcuni assessori sono in ottimi rapporti. C'è l'assessore Carvelli, che è un amico fraterno, è un mio amico fraterno. Gli ho chiesto di fare un passo indietro, sempre per quegli equilibri, e l'ha fatto senza polemiche. Ripeto, è da apprezzare questo modo di fare. Non, quando senti la terra bruciare sotto i piedi, te ne vai perché non segui più la linea politica. No, la linea politica era quella che tu avevi accettato e per un periodo hai fatto l'assessore e hai amministrato la città di Crotone. Mario Megna è diventato... Presidente del Consiglio, è stato ospite anche della mia trasmissione, e per arrivare a questo quanti equilibri si è dovuto assestare? Guardi, io dico una cosa, ci si meraviglia se uno della minoranza, tra virgolette, passa in maggioranza. Ieri, oggi su Crotonese ho letto un articolo di uno di Fratelli d'Italia, no? Che si lamentavano... credo che sia Marini, si lamentavano del fatto che Megna sostiene la maggioranza, tanto il Presidente del Consiglio, se lo sono scelti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, e ha preso più voti rispetto ai numeri della maggioranza. Di quelli che si aspettava, certo. Io mi vergognerei di quei consiglieri che sono stati eletti con voce e sono passati nella minoranza dal primo minuto. Di quelli bisogna vergognarsi, non se qualcuno dall'altra parte passa in maggioranza. Questa è la verità. La consigliera Cantafora, giusto per fare riferimento all'articolo che ho letto oggi, è di Fratelli d'Italia. Ma semmai è lei che è stata eletta in un movimento civico e uscita e adesso rappresenta Fratelli d'Italia. Si doveva candidare prima con Fratelli d'Italia, non quando è andata a cercare i voti con voce. Bisogna scandalizzarsi di questo, non se uno della minoranza passa in maggioranza. Insomma, questi equilibri in adesso... In tutti i casi i numeri, rassicuro tutti, i numeri ci sono, numeri forti e mi permetteranno veramente di cambiare questa città come la sto cambiando. Sindaco, le critiche ovviamente vengono mosse sempre, sono critiche che possono essere costruttive, come possono essere critiche che ovviamente restano e lasciano il tempo che trovano. Sì. L'importante, io penso che sempre è necessario avere la coscienza pulita e sapere quale strada si voglia intraprendere e perseguire, ovviamente. Questo è il principio che mi ispira ogni minuto della mia giornata. Io sto al comune veramente 10 ore, 12 ore al giorno. E al sindaco vengono a portare tutti i problemi. Io li affronto con serietà e serenità. E è chiaro che non è facile, sono stati 2 anni durissimi, io lo so, durissimi per i cittadini, non per chi ha amministrato, perché ha amministrato troppo spesso abbiamo dovuto stringere le spalle, no? Perché mi segnalano le strade con le buche, mi segnalano ancora situazioni di degrado sul verde pubblico. Li conosco perfettamente. Il punto è che bisogna far quadrare i conti. Io faccio l'esempio della Tari, no? Siamo arrivati a un PEF che adesso sfiorerà i 14 milioni di euro, no? Quando questa Tari, e torniamo al fatto che la gente non lavora, gente vive una crisi economica e sociale veramente fortissima, quando a quella Tari vengono a mancare ogni anno 5-6 milioni di euro, e l'anno successivo non è che puoi fare un servizio di igiene in metà città e l'altra metà non la fai. È chiaro, si fanno sacrifici, ma quei sacrifici sono legati al fatto che ovviamente una città come Bologna, immagino che i tributi li paghino all'80, al 90%, ma a Crotone viaggiamo in percentuali nettamente più basse, nettamente inferiori. E allora io voglio dire, sono stati 2 anni durissimi, dove il lavoro che è stato fatto, magari i cittadini l'hanno visto di meno, perché io lo so, lo riconosco, hanno visto l'erba alta nelle periferie,
hanno visto un po' il servizio di igiene ancora non decollare, anche se devo dire che nei quartieri dove il servizio di raccolta differenziata è partito, lì i cittadini non è che tutti seguono un comportamento virtuoso, perché poi ci si lamenta se il costo è alle stelle. Però il lavoro che abbiamo fatto ha riguardato l'amministrazione. Abbiamo fatto tante assunzioni, adesso stiamo facendo i concorsi, abbiamo messo su una squadra del PNRR che ha portato ottimi risultati e siamo presi come modello virtuoso di gestione di questi fondi straordinari. La piscina CONI, stiamo facendo il progetto esecutivo, ci è stata finanziata perché abbiamo partecipato ai CIS con 6,2 milioni e quindi tra maggio e giugno affideremo la gara e quel rudere che da decenni è lì e finalmente vedrà un nuovo progetto e una nuova infrastruttura dei cittadini. Con l'autorità di sistema, con il presidente Agostinelli, c'è piena veramente sinergia e collaborazione e arriveranno decine di milioni di euro e li vedremo a breve, perché il Porto Vecchio sarà riqualificato, l'Aria Sensi la stiamo portando avanti e entro la primavera demoliremo quei ruderi, sarà rifatta la caratterizzazione e quindi si andrà avanti. Cioè Crotone è già un cantiere e continuerà ad essere un cantiere permanente. Il terzo lotto del lungomare era perso, c'era, è vero che era stato fatto il progetto da chi mi ha preceduto, ma era perso il finanziamento. Abbiamo fatto il progetto esecutivo, l'abbiamo completato, avevo dato rassicurazioni che entro anno avremmo aggiudicato i lavori e l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo ripreso anche il terzo lotto del lungomare, la gara per la bonifica della scuola San Francesco sta procedendo e le gare di Antica Croton affidate a Invitalia hanno visto la partecipazione di 9 aziende. Quindi stiamo procedendo spediti, ci preoccupa un pochino i tempi ristretti del PNRR, perché se in Italia per fare un'opera pubblica ci si impiega 7-8 anni, e capisce bene che fare con i tempi, ma a Crotone abbiamo i tempi biblici, teatro, contratto di quartiere, dopo 20 anni che ancora sono in corso. Però l'accelerazione la stiamo dando e i dirigenti sanno, e che ringrazio, perché quando si raggiungono certi obiettivi non è un sindaco da solo, certo, che li raggiungono, ma c'è la squadra degli assessori, ci sono i dirigenti, ci sono i tecnici e i funzionari. La squadra del comune, io ho trovato 196 dipendenti, ne ho assunti 75 fino ad oggi e aspetto di fare la tornata di assunzione con i concorsi. Prima di chiudere e di parlare di Eni, è bastato un albero di Natale, le luminarie, un piccolo programma, nutrito ovviamente, io dico piccolo rispetto ovviamente a tutto quello che sempre si potrebbe fare, perché lo sappiamo che si può fare sempre di più, però è bastato questo per portare Po' di serenità in città. No, ma anche per vedere la gente passeggiare, per vedere più movimento, per vedere un pochino di sorrisi, nonostante il problema della disoccupazione, del lavoro, che sappiamo già. Però questo poco è bastato. Guardi, questo poco è tra il Festival Tracce e le iniziative di Naziale, questo poco corrisponde a 115.000 euro, 50 più 65, no? Euro più, euro in meno, ma la città di Crotone merita, oltre al contributo delle aziende e delle tantissime associazioni che ringrazio, perché l'albero di Natale maestoso è stato offerto da alcune associazioni, dal Crotone Calcio, da Fenimpresa, ma tante altre, tutte le altre hanno collaborato con l'amministrazione comunale. Crotone aveva bisogno di una ripartenza e di una luce serena come quella, come quelle dell'albero di Natale. Quindi, guardi, Crotone ha bisogno veramente di un po' di fiducia, ha bisogno di un po' di serenità e ha bisogno che ciascun cittadino faccia nel suo piccolo la propria parte. Guardi, sembra una stupidaggine, ma già
il fatto che ciascuno di noi faccia la raccolta differenziata vuol dire far risparmiare qualcosa all'amministrazione comunale, e quel qualcosa servirà per diminuire le bollette della Tari o per fare servizi aggiuntivi. Invece di fare una fotografia ad una carta a terra o una bottiglietta di plastica a terra e postarla sui social, farebbero bene a chinarsi a raccoglierla e a metterla nel contenitore. Questo è un piccolo gesto che può far grande la città di Crotone. Mi è venuto in mente adesso, mentre parlavi, anche la polemica riferita agli ambulanti. L'altra volta non ne avevamo parlato, è accaduto subito dopo. Tante sono state le polemiche che sono state mosse nei tuoi confronti. Ora, io vorrei farti questa domanda. Sono certa che tu non hai nulla contro gli ambulanti, perché sei stato tacciato di razzista, di situazioni diverse. Ma lasciamo le chiacchiere a zero, no? Cerchiamo di capire. Sicuramente i portici senza gli ambulanti hanno una veste diversa, ma io non voglio immaginare che tu non abbia pensato anche a questi ambulanti. Guarda, le polemiche sono sempre sterili, perché io una delle ultime volte che ho visto gli ambulanti occupavano praticamente tutti i portici, cioè tutti i portici con merci a terra, sulle cose. C'era già il regolamento che vietava lo stazionamento di questi ambulanti, di questa povera gente in quel posto. Quindi io non ho fatto altro che ribadire quanto era già previsto nel nostro regolamento. Dopodiché ho fatto venire al comune una delegazione degli ambulanti, ho fatto venire il loro avvocato, alcune organizzazioni sindacali, e abbiamo trovato la giusta collocazione anche per loro, che sarà sotto Orto Tellini, piazza, mi sfugge adesso il nome, Lea Garofalo si chiama quella piazza, proprio a ridosso del mercatino, e quindi possono stare là. Poi avevamo vietato metà del lungomare, nell'altra metà possono mettersi, non è che abbiamo vietato, fatto qualcosa di razzista contro questa povera gente. Abbiamo cercato di dare in alcuni posti della città, far rispettare delle regole che già erano esistenti, le ho ribadite con un'ordinanza. Eni è da sempre il tuo cavallo di battaglia. Continua ad esserlo. La tua spada di... No, non è la mia spada di Damocle, non è la mia spina nel fianco, come qualcuno vorrebbe far passare. No, che fosse, vorrebbe far passare. Non è così. Con Eni, intanto le bonifiche e l'attuazione delle bonifiche non vengono decise dal sindaco, o solo dal sindaco. Ci sono gli enti locali, c'è il comune, la regione, la provincia, c'è Ispra, Arpacal, il ministero, l'azienda e tanti organi istituzionali. Quindi da solo il sindaco non fa la differenza. Il sindaco attuale ha trovato un progetto di bonifica, che era legato al fatto che i rifiuti dovessero essere portati fuori regione, ma in questo Eni fa saltare il tavolo. Nell'ultima conferenza dei servizi decisoria del 24 ottobre 2019. Cioè si fa un percorso lungo 14-15 mesi, POB fase 2, POB fase 1 è più lunga perché inizia già dai primi mesi del 2017, un anno dopo, nel 2018, inizia questo percorso. Il comune, la regione e la provincia, che era rappresentata dal sindaco di allora, pugliese, portano avanti tutto questo progetto con la clausola, con la condizione che i rifiuti fossero portati fuori regione. Io li ho criticati allora e critico quella scelta anche oggi, no? Perché uno i rifiuti se li può portare dove c'è una discarica disposta ad ospitarli. Quello che andava visto attentamente è che tipo di bonifica andava fatta. Perché si continua a chiamare bonifica, ma i cittadini, io ho fatto una conferenza stampa ad oggi, è una messa in sicurezza permanente, che non è che è illegale,
E che l'ha messa in sicurezza? Io non ho mai detto che la messa in sicurezza o quello che è stato accettato è qualcosa di illegale. Non la troverete mai qualcosa che il sindaco Voce o l'ingegnere Voce ha scritto. Ma è una messa in sicurezza permanente. Io ho detto che non sarà nemmeno una messa in sicurezza permanente. Tant'è che gli unici documenti che sono agli atti dei verbali delle conferenze di servizi sono quelli che ha mandato l'ingegnere Voce in qualità di rappresentante della collina dei veleni, un gruppo di cittadini, e poi al PAUR le osservazioni presentate alla Regione Calabria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale dell'avvocato Cretella, che allora ha seguito le cause che abbiamo fatto contro Eni e che oggi è il vice sindaco ed è una persona di assoluta fiducia del sindaco. Queste sono le uniche osservazioni. Detto ciò, c'è un problema. Quel progetto di bonifica era vincolato al fatto che i rifiuti dovevano essere spostati previo individuazione dei siti di destino, quindi dei siti di bonifica, dei siti delle discariche, certo. Dovevano essere individuate le discariche. Quindi si capisce che quello che era stato approvato è una sorta di un cane che si morde la coda. Se non trovi quello non puoi fare quello. Se non che su una parte di rifiuti, che sono i Tenorm con matrice di amianti, i Tenorm sono in tutta la città. Tutta la città è piena di Tenorm. Come si scava qualcosa, escono fuori queste Tenorm. Io l'ho scritto da un decennio. I veri rifiuti pericolosi sono le ferriti di zinco, che hanno cadmio, arsenico, che sono estremamente solubili, arrivano nella falda e provocano il cancro. Sono quelli i veri rifiuti sui quali bisogna concentrarsi. Detto ciò, questi rifiuti praticamente è difficile che siano allocati in discarica. C'è una discarica in Francia o in Germania, ma è una discarica piccolissima. Se uno deve pensare o può pensare di portare i rifiuti in Germania o in un'altra parte, allora si deve ragionare. Questo non è che sto dicendo che il sindaco Voce adesso gli vuole lasciare questi rifiuti. Il sindaco Voce ha sempre detto che bisogna rimuovere i veri veleni. Questo bisogna fare. Sul resto bisogna ragionare. Ma faccio un esempio concreto. Chi va nel piazzale Casillo, nella zona industriale di Crotone, che è un'area SIN, lì sotto sia il consulente della procura, l'allora Martelloni, ingegnere Martelloni, sia i tecnici dell'amministrazione comunale, quelli che mi hanno preceduto, hanno stimato qualcosa come 150.000 tonnellate, 10.000 in più, 10.000 in meno, di CIC non conforme al DM 5 febbraio del 98. Cosa è successo con questo CIC? È stato utilizzato per fare dei sottofondi stradali e non delle fondazioni stradali. In poche parole, invece di essere usato per 30 centimetri, lì sono dei punti dove 3 metri. Ad oggi quel materiale è un rifiuto, mantiene ancora le tipologie di rifiuto. Allora, domanda, se nel sito di Pertusola, nel POB fase 2, Eni Rewind dovrebbe rimuovere circa 60.000 tonnellate di CIC dal sito di Pertusola, che è il sito più inquinato d'Europa da metalli pesanti, allora vogliamo fare la debita proporzione tra il CIC che è in città e quello del sito di Pertusola? Lo dico perché, per quanto mi riguarda, quel CIC che è nel sito di Pertusola, che sarà messo in sicurezza permanente, può pure restare. Allora, in quest'ottica si potrebbe ragionare con Eni e dire: guarda, togliamo i veri veleni, togliamo i veri veleni e ragioniamo su tutto il resto. Guardate che queste cose non me le sto inventando adesso. Io nel 2015 avevo elaborato un progetto integrato di bonifica dei siti industriali di Crotone. Anche allora avevo previsto delle aree dove una parte dei rifiuti potevano stare con tutta tranquillità sul sito industriale. E poi c'è l'ultimo aspetto. Quel sito messo in sicurezza permanente
su quel sito probabilmente non si potrà fare nulla, non si potrà fare nulla. Concettualmente quel sito, dopo questa messa in sicurezza permanente che continuano a chiamare bonifica, su quel sito probabilmente non si potrà fare nulla. E allora, se al Ministero, con Eni, con la provincia, con la regione, si riuscisse a trovare una soluzione condivisa, se no, guarda, restiamo qui a parlarne altri 20 anni. La cosa negativa è che siamo di nuovo al punto di partenza. Questa è la verità. Ma su questi i cittadini devono stare tranquilli, perché il sindaco Voce è sempre lo stesso, Vede, in questi 2 anni qualcosa è cambiata. La tecnologia che era stata individuata per fare alcune aree, e se ricordate, io parlavo sempre dell'area impianti, ex impianti, che lasciavano tutti i veleni, in quell'area un bel po' di soil mixing si farà. Hanno raddoppiato in questi 2 anni la tecnologia da applicare, quindi una gran parte di suoli sarà bonificato o messo in sicurezza. Sì. Per chiudere questa nostra chiacchierata, non voglio fare polemica, mi conosci, ma cosa è accaduto con l'ex sindaco pugliese? Oggi ti ha risposto sul Crotonese. Ma no, non è successo nulla, guardi. Sul Crotonese, ma io non l'ho nemmeno commentato, perché figuriamoci se la fantabonifica la chiamo. Fantabonifica, qualcuno si tira fuori delle fantasie sulla bonifica, incredibile. Io quello che dico è agli atti dei verbali delle conferenze dei servizi. Chi vuole informarsi è tutto nei verbali. Quando io dico che la bonifica che ha approvato è questo, ed è un dato di fatto. Quando io dico che i tecnici di Ispra e Arpacal a maggio, giugno del 2018, perché allora è iniziato il POB, la discussione del POB fase 2, allora erano preoccupati sui suoli, sulla bonifica dei suoli, perché la messa in sicurezza in realtà è una messa in sicurezza della falda. Quello che si fa è per mettere in sicurezza la falda e impedire a questi veleni, così capiscono tutti, no, di entrare nella falda e di andare in circolo. Questa bonifica qua, vede, era criticata dai tecnici di Ispra e Arpacal, e quando i tecnici dicevano al sindaco, che era nella duplice veste di sindaco e di presidente della provincia, o all'assessore regionale, la dottoressa Rizzo, che era lì con i suoi tecnici, quindi quando loro dicevano guardate che bisogna intervenire in maniera drastica anche sui suoli, e uno a verbale c'è scritto questo. Non è che invece di prendere la palla al balzo, uno era preoccupato del canale tombato, l'altro... questa è la differenza. La differenza è questa. Mentre il sindaco Voce nelle conferenze dei servizi, dalla prima conferenza dei servizi, ha criticato che non si interveniva dove erano i veri veleni, in quest'area ex impianti, uno ha fatto finta di niente. Ma questo non è che lo dice Voce. C'è scritto nei verbali delle conferenze dei servizi. C'era il dottor Fratini di Ispra che a più riprese sollecitava un intervento sui suoli, e i nostri erano preoccupati del canale tombato. Ma tu hai mai detto che Eni ha voluto... Ma no, ma figuriamoci, guardi, immagina questa scena. Eni non ha voluto Pugliese, ma no, lo ha mandato. Ma no, l'hanno fregati, il termine tecnico, e che Eni nell'ultima conferenza dei servizi tecnicamente ha fregato tutti e ha fatto saltare il tavolo. Ma ripeto, il problema delle bonifiche crotonesi non è se una parte dei rifiuti li porteranno fuori regione o se li porteranno a Canicattì o se li lasceranno dove si trovano. Il problema non è questo. Il problema è che quell'area non sarà mai restituita alla città di Crotone. Anche questo è nei verbali, ma poi immaginiamo Eni che dopo l'ultima conferenza di servizi chiama chissà chi, è fantapolitica, è tutto nei verbali, ok? Questa è la cosa strana è che quando si è seguito un percorso comune,
tutti gli enti locali, regione, comune e provincia e tutti gli attori che hanno partecipato a quelle conferenze di servizi, dove non doveva essere messo in discussione il fatto che i rifiuti fossero portati fuori regione, nell'ultima conferenza di servizi Eni addirittura scrive un documento a mano dove dice no, i rifiuti li portiamo dove diciamo noi. A quel punto la decisione era stata presa, questa è la verità. Grazie Sindaco per essere stato con me in questa chiacchierata, spero che abbiamo reso un servizio ai cittadini, abbiamo chiarito alcuni punti, alcune attività di questa amministrazione, dell'amministrazione che tu guidi, della tua giunta, dei tuoi tecnici, dei tuoi dirigenti. Speriamo che dal 1° gennaio altre cose verranno fatte, altre cose verranno terminate, così che i cittadini possano, diciamo così, cominciare anche con un nuovo anno a respirare un'aria diversa. Io voglio concludere augurando ai miei concittadini veramente un Natale sereno. Per le strade cittadine, avranno e ci saranno un po' di disagi a causa dei lavori, ma la fibra è importante, serve anche per fare PIL questa serve fibra. Per farci salire pure in ma assolutamente. Guardi, io sulla classifica nutro dei dubbi, non risaliremo nemmeno con i 44 milioni o i 61,7 milioni di Antica Crotano, perché se il parametro è sempre lo stesso, quindi io auguro veramente ai miei concittadini un bellissimo Natale sereno, che scendano pure in piazza con queste iniziative che stiamo facendo, come ho visto fare, e quindi un po' di serenità a tutti quanti, che la meritiamo tutti quanti. Grazie Sindaco, grazie ai telespettatori, noi torniamo con un prossimo appuntamento. Arrivederci.